Nel 1770, il 16 dicembre di 250 anni fa, nacque a Bonn in Germania Ludwig van Beethoven. Il festival non poteva non ricordare e non celebrare questo anniversario. Beethoven è un assoluto protagonista della musica colta occidentale. Spesso anche dalla mitologia popolare, Beethoven viene raffigurato come un artista eroico in lotta contro le forze del male e del destino. Viene in mente l'avvio della quinta sinfonia di Beethoven, il celebre avvio con il destino che bussa alla porta. Ma certamente Beethoven dovette nel corso della sua vita contrastare una grave e forte avversità, che fu la sordità. Beethoven partì da un'ipoacusia che si trasformò progressivamente in una totale sordità, che lo afflisse verso la fine della sua vita, lo afflisse anche nel mentre componeva assoluti capolavori, come la Nona Sinfonia, che gli completò in stato di totale sordità. E certamente la sordità per un musicista è un handicap molto grave, molto problematico, perché incide sullo stesso strumento di sua sopravvivenza, della sua professione, la possibilità di esercitare l'arte. Come vinse Beethoven questa grave, terribile menomazione? Affidandosi all'arte, grazie a lei, grazie alla musica, che lei sola lo ha trattenuto. Ecco, di questo profilo di Beethoven, di questo argomento, parlano in un dialogo Mariangela Vagatello e Sandro Cappelletto. Mariangela Vagatello è pianista da un vasto repertorio, da Debussy a Liszt a Beethoven, pianista che ha suonato con importanti formazioni internazionali e ha calcato i palcoscenici dei massimi teatri e centri musicali mondiali, dalla Scala al Carnegie Hall. Sandro Cappelletto è critico musicale, è giornalista, è membro del comitato scientifico del Festival, ha numerose pubblicazioni, penso a testi come quelli su Farinelli o su Schubert, su Beethoven o su Mozart. Mozart, rispetto al quale vorrei ricordare il suo ultimo libro, pubblicato nel 2020, di Mozart nel suo primo viaggio in Italia tra il 1769 e il 1770, 250 anni fa, come l'anno della nascita di Ludwig van Beethoven. Buon ascolto e buona visione. Buongiorno cari amici del Festival della Memoria e buongiorno a Mariangela Vaccatello. Ciao Mariangela, grazie di essere con noi a parlare di Beethoven. E abbiamo voluto intitolare questo incontro L'arte soltanto lei mi ha trattenuto. È una frase di Beethoven scritta nel 1802, quando lui ha 32 anni e si è reso conto ormai che i suoi problemi di sordità sono irrisolvibili. Nelle lettera inviata ai suoi fratelli, destinata in realtà ai suoi fratelli e forse mai inviata, nota come il testamento di Heiligenstadt, perché lo scrive nell'ottobre del 1802 in questa località che oggi fa parte del comune di Vienna, un sobborgo un po' nelle colline vicino a Vienna, Heiligenstadt, lui dichiara di soffrire di problemi all'udito ormai da 6 anni, quindi da quando ne aveva 26. Ed è un documento molto toccante, molto commovente. Beethoven prima ci dice che il suo carattere era gioviale, aperto, felice di stare con gli altri uomini, ma in realtà questo suo handicap, questa sua menomazione gli ha cambiato il carattere, è diventato astioso, malevolo, molto mutevole nei suoi umori. E scrive: quale umiliazione se qualcuno vicino a me sentiva il suono lontano di un flauto e io non udivo nulla. O se qualcuno sentiva cantare un pastore e io ancora non udivo nulla. Dunque la sordità a 32 anni è tale che lui non sente suonare un flauto, non sente nelle campagne viennesi un pastore che canta.
Questi fatti mi portavano alla disperazione. Mancava poco perché io stesso recassi fine ai miei giorni. E questa è una frase terribile. Parla di pensieri suicidi, Beethoven, 32enne. L'arte, ecco la nostra frase, soltanto lei mi ha trattenuto. Mi sembrava impossibile lasciare il mondo prima di avere compiuto tutto quello per cui mi sentivo destinato. Dunque c'è un artista che è consapevole della sua grandezza, della forza delle sue idee, di quello che vuole realizzare nel suo campo la musica e nello stesso tempo da musicista si rende conto di essere sordo. Esattamente in quel periodo, 1801-1802, Beethoven crea la sonata La Tempesta e la sonata Al Chiaro di Luna. Mariangela, tu sei un'interprete beethoveniana che io apprezzo molto. Hai mai riflettuto su questo rapporto tra progredire della sordità, consapevolezza da parte di Beethoven che non guarirà nonostante i cornetti acustici, nonostante le diete a cui si sottopone, ma sono tutti palliativi, non servono in realtà a nulla, tra questa consapevolezza e la sua arte? Diciamo che innanzitutto bisognerebbe appunto mettere un orecchio in più e un'attenzione in più al fatto che appunto Beethoven era giovanissimo quando ha scritto questo testamento. E questo dovrebbe renderci molto sensibili, perché tra i 26 e i 28 anni un musicista che già aveva ottenuto anche parecchie soddisfazioni, si può dire successo, perché Beethoven era riconosciuto, non è stato un artista che ha vissuto interamente una vita non soddisfacente, era riconosciuto e anche amato talvolta dalle persone che gli stavano intorno. Solamente a 26-28 anni inizia ad essere sordo, quindi si potrebbe tranquillamente dire che si è buttato in una depressione profonda. Questo è anche possibile, diciamo che lo comprendiamo, però dobbiamo invece mettere veramente un'attenzione sulla positività che lui ci ha lasciato in eredità con tutta la sua musica meravigliosa. E quindi come, nonostante le problematiche fisiche, lui sia riuscito a trasformare e anche il suo stile, diciamo, anche nell'immaginazione appunto di uno strumento che magari non era adeguato alla sua arte. Beethoven era, da quello che si riesce a leggere negli scritti, che sono veramente molto belli, nelle lettere che lui ha scritto, Beethoven era tendenzialmente una persona positiva. Era positiva ma anche severo con se stesso. Sapeva che la bellezza doveva essere raggiunta tramite la difficoltà, e anche che la gioia andava raggiunta tramite la sofferenza, e anche questo che troviamo nel testamento di Liechtenstein. Diciamo che è un, diciamo, è come se un po' la sordità, questo sorta di questo handicap, voglia ancora di più essere profondo nell'anima di questo compositore, e cioè che il destino gli fa percepire di come tramite questa enorme sofferenza riesca a creare la bellezza a totale. Ad esempio, prima hai nominato la sonata del Chiaro di Luna, e già composta un po' di all'inizio proprio della sordità. Sì. E che cosa è riuscito a fare, no? Ecco, tu hai detto, certamente, tu hai detto una cosa molto importante: raggiungere la gioia attraverso la sofferenza, no? La gioia è riuscire a cogliere la grandezza che lui sente dentro di sé, la sofferenza è il dolore, perché la sordità per lui è stato un dolore fisico molto forte, oltre a un isolamento sociale fortissimo e oltre a dei problemi molto concreti, perché più diventava sordo, meno poteva dare lezioni, suonare in pubblico, lui era un formidabile pianista, dirigere in pubblico, cioè tre fonti di reddito importanti per la vita di un musicista, si seccano completamente in seguito alla sua sordità. Da ragazzino, 19enne, diciamo da giovane uomo, Beethoven si iscrive all'università a Bonn prima di partire definitivamente per Vienna.
Ed è molto raro che un musicista si iscriva a un corso di filosofia e letteratura come si è iscritto lui, non ha fatto legge o altre attività più pratiche, diciamo, filosofia e letteratura, e scopre l'Odissea di Omero, che legge in tedesco e si dispiace di non poterla leggere nell'originale greco e si innamora del personaggio di Ulisse, dicendo proprio quello che hai detto tu, Mariangela. Ulisse arriva a conoscere l'ignoto attraverso una serie anche di grandi sventure, disavventure, e quindi si identifica un po' con la figura di Ulisse. Vuoi accennare l'inizio del Chiaro di Luna e capire cercare di capire Farci capire qual è il misterioso fascino di questo attacco unico nel corpo delle 32 sonate per pianoforte di Beethoven. Vediamo se la connessione ci aiuta. Proviamo. È unico in tutte le 32 sonate di Beethoven l'attacco della sonata che chiamiamo al Chiaro di Luna, l'opera 27, numero 2. C'è come questo insistere ossessivo, no, della mano sinistra che resta ferma su un'idea. Che cosa esprime? Da pianista voglio sentire la tua risposta. Beh, innanzitutto fammi fare una piccola parentesi. Prima hai parlato di Omero, io ti dico che sempre nei diari possiamo leggere che Beethoven, appunto, insieme al corso a cui si era iscritto, fu anche molto ispirato da Plinio. Come dici tu, visto che era una persona di successo, diciamo, un grande pianista e tutto il resto, cosa inizia ad imparare durante la sua sordità? Delle cose che qualcosa di se stesso che forse non conoscevo, ad esempio la pazienza. Si legge molto spesso nei diari che doveva imparare qualcosa di più, cioè ad esempio la pazienza. Questo inizio della sonata ispira qualcosa di molto intimo, profondo, e allo stesso tempo le terzine del pianoforte esprimono, si può dire, calma in un certo senso. E quindi forse iniziava a capire inconsciamente che cosa poteva intendere la musica nella pazienza. Ah, è Cioè, molto è interessante. qualcosa. Tu lo vedi come un invito a se stesso ad essere paziente, a interiorizzare questa situazione fisica che comincia ad avvertire come ineliminabile della sua vita. È molto particolare, se ci sono tante Beh, diciamo che Beethoven. interpretazioni di questo inizio del Chiaro di Luna, ma questa è molto tua, molto originale. Beh, diciamo che se si pensa a come sono composti questi tre movimenti, quindi da questa meraviglia, al minuetto che fa da ponte all'ultimo presto focoso, che diciamo che oltre a essere virtuoso, diciamo, è molto violento, Con uno dei contrasti potrebbe tipici anche suoi, essere, sì. diciamo, una sorta di testamento. Sì, una sorta di testamento psicologico, oltre che un test meraviglioso, cioè dove tutti i sentimenti più profondi vengono nel primo movimento, ma la non accettazione della sordità o di quello che sarà il futuro potrebbe essere il terzo movimento, ad Certo, esempio. un'altra cosa tu hai detto, che lui immaginava di scrivere musica per una tastiera di uno strumento che ancora non esisteva, cioè aveva dentro di sé dei suoni che gli strumenti del tempo, che non sono quello che stai suonando tu adesso, erano strumenti più limitati nella potenza del suono, anche nell'estensione della tastiera. Questi strumenti che lui immaginava non c'erano, ma questo non impediva di immaginare una musica per degli strumenti che verranno. Andando avanti nel tempo,
la sua sordità peggiora e nel 1818 è arrivata al punto che l'unico modo di conversare con lui era scrivere i famosi suoi quaderni di conversazione. Tu rivolgevi a Beethoven una domanda scrivendola e lui rispondeva a voce. Delle volte anche lui scriveva, e questo rende i quaderni di conversazione estremamente interessanti, però il modo era quello. In questa ultima fase, gli ultimi 10 anni della sua vita, il cosiddetto stile eroico di Beethoven è superato, lui sta andando verso l'astrazione, penso alla Nona Sinfonia, alla Missa Solemnis, agli ultimi quartetti e, per restare al tuo campo prediletto, alle ultime sonate. Lì lui sente qualche cosa che sente solo lui, cioè c'è un'immaginazione musicale interiore sconvolgente che lui non poteva più sentire dalla tastiera, non poteva più sentire eseguita da se stesso o da qualche altro, la sentiva soltanto dentro di sé. Come può succedere questo per un musicista? Come può succedere? Immagino che sia ancora una volta un genio da una sensibilità smisurata. Quando hai iniziato la puntata, appunto citando la frase "l'arte mi ha trattenuto". Soltanto lei mi ha trattenuto, sì. Esatto. E proprio questo è la sua impellenza, il dover dare per forza qualcosa al mondo, grazie, che ha resistito. E il bilanciamento di questa, diciamo, dicotomia di sentimenti, il fatto di non poter sentire ma di avere una immaginazione sicuramente smisurata, che ha portato a comporre e andare oltre se stessi, perché Beethoven ha scavallato anche degli schemi formali, sonori, pur non sentendo. Quindi evidentemente la sua sensibilità era decisamente oltre, anzi si potrebbe forse pensare che il non sentire quasi l'abbia aiutato ad andare appunto oltre se stesso, a non lasciarsi necessariamente condizionare da tutto ciò che stava cambiando e accadendo nel periodo, ma andare oltre se stessi. Posso farti un esempio, ad esempio con l'ultima, un esempio musicale con l'ultima sonata, l'opera 111. Sì, magari. Proprio dimostra la dicotomia già delle cose, già soltanto nelle variazioni. Troviamo una delle prime variazioni è molto ritmica, con una forte energia, e subito dopo inizia praticamente questa l'arietta finale, composta da variazioni, si divide praticamente in due. La prima parte è un andare verso una grandissima energia, ed è quella che ti farò sentire adesso. Subito dopo c'è la seconda parte, che praticamente va verso lo sgretolamento dell'energia, verso l'ascendenza, che era una cosa alla quale Beethoven teneva moltissimo, ed è per questo che a tutt'oggi noi lo ricordiamo come un genio. Per lui la persona, l'essere umano, doveva sempre guardare la trascendenza. Sì, hai ragione. Ora sì, sì. Due esempi, vediamo se... Allora, ricapitolo, siamo nella sonata opera 111, l'ultima delle sue 32 sonate per pianoforte, che è in soli due movimenti. Il secondo movimento si chiama arietta, proprio così, con questa parola italiana, arietta, ed è composta da un tema con 6 variazioni. Scusami, Maria Angela, quali ci fai sentire delle variazioni? Allora, il primo ascolto sarà un piccolo estratto dalla terza variazione. Sì, abbastanza sconvolgente, vai. È la parte più energetica, più forte, quindi dalla terza variazione. L'esploit energetico della prima parte di queste variazioni. Sì,
Sì, è un momento sconvolgente perché la prima cosa che ci viene in mente è che questo è un ragtime, no? Con questi accordi sincopati, ma non, allora, no, 2 secoli fa, non c'era il jazz, il ragtime, non c'era niente di questo, ma lui lo sente e scrive, ma è un'espressione di grande gioia, no? Di felicità, di energia, come dici tu. Sì. Il Esatto, secondo esatto, esempio? esatto. Il secondo esempio è praticamente un opposto ed è la coda Sì. conclusiva, che è una magia, una sorta di magia e di trascendenza. Non so se l'audio ha Ma aiutato, diciamo, però forse non ha aiutato, ma quel ha dolce dato l'idea. passaggio. Sì, ecco, perché spesso ce lo dimentichiamo, ma Beethoven è capace di infiniti abbandoni, di infinita dolcezza proprio. Ed è questa Esatto. costante presenza di un aspetto contrastato, no? A entusiasmare nelle sue composizioni. Poi, tra l'altro, nelle ultime sonate lui è molto libero per quanto riguarda gli schemi formali. Le ultime 3 sonate, ognuna ha un numero di movimenti diverso dall'altra, no? E veramente sembra di creare la forma mentre la fa, non preoccupandosi più di seguire delle forme, delle regole, degli schemi che sono quelli ancora dominanti al suo tempo. Queste due variazioni dall'ultimo movimento della sua ultima sonata ci danno conto proprio dei grandi contrasti e dei grandi diversi orizzonti che lui aveva. Ma hai fatto bene a ricordare che mai è assente dalla sua riflessione l'universo della trascendenza, no? Verso quell'assoluto, quell'infinito, verso il quale lui non ha smesso di pensare, sia in termini di moralità, penso ai versi dell'Ode alla Gioia che ha messo in musica nella sua nona sinfonia ultima, no? Uomini a milioni, abbracciatevi. Abbracciatevi, il suo testamento etico più alto. D'altra parte, questo movimento della nona sinfonia è anche l'inno dell'Unione ufficiale dell'Unione Europea. E dall'altro, sempre per ritornare ai suoi studi da giovane uomo, quella frase di Kant che lui sottolinea, no? Il cielo stellato sopra di me e la legge morale dentro di me. Aveva questi orizzonti. Io trovo emozionante il fatto che lui. E questa è una grande lezione che credo Mariangela possa dare fiducia a tante persone. Ha trasformato un handicap, una menomazione, la sua sordità, dalla quale non è mai guarito, è andato sempre peggiorando. Bene, ha trasformato questo handicap in una grande risorsa. È una lezione di forza morale, di forza vitale strepitosa. Sì. Diciamo che in un periodo così la sua importanza è duplice, poiché è un periodo difficile e molte persone stanno soffrendo anche di più. Quindi diciamo che il 2020 doveva essere un anno di commemorazione Beethoven, visto ecco, l'anniversario, e non siamo riusciti a festeggiarlo adeguatamente. Ma allo stesso tempo però possiamo approfittare del suo messaggio, di quello che lui ci ha lasciato, per appunto farci più forza. Il messaggio di Beethoven infatti andava oltre, non, essendo un genio era comunque un essere umano ed è riuscito appunto, come dici tu, a trovare la forza in qualcosa di più alto. Non dobbiamo dimenticare che la sua aspirazione era sempre la trascendenza e lui voleva assolutamente donare, lasciare qualcosa al mondo, ci teneva tantissimo ed è questo che gli ha dato la forza di andare avanti nella sua sordità, che per un musicista deve essere una cosa assolutamente molto, molto, molto brutta. E quindi spero che in questo momento si possa capire che gli esseri umani hanno una grande forza interiore,
che possono assolutamente cercare di trovarla e approfondire e soprattutto utilizzarla in questi momenti che comunque sono, ecco, non piacevoli. Sì, e questo ci riporta all'inizio della nostra conversazione, no? A quel testamento di Heiligenstein in cui lui dichiara di aver pensato anche di farla finita, ma non lo ha fatto perché sentiva che doveva donare all'umanità le cose che lui aveva in mente, e ci è riuscito. In questo senso ha trasformato appunto una menomazione, un handicap, non solo in una risorsa, ma in un dono meraviglioso che ci ha lasciato. Io spero di Mariangela a ottobre che possiamo ridialogare davvero, stando non io a Roma e tu nella tua Perugia, ma a Mirandola, al Festival Reale, non solo a quello virtuale, e di ascoltarti suonare Beethoven. Intanto grazie, mi raccomando, in questi giorni continua a studiare, continua a mantenere il tuo livello alto com'è. Grazie mille Mariangela. Grazie a voi, ciao a tutti. Grazie agli amici del Festival della Memoria di Mirandola. Dunque l'appuntamento, come avete sentito, incrociamo le dita, è a ottobre a Mirandola. A presto!